Il tema dell'acqua pubblica è in cima alle nostre priorità da sempre, infatti costituisce la prima delle nostre 5 stelle. L'acqua pubblica è un bene comune importantissimo, prezioso, appartiene alla comunità e dobbiamo tutelarlo per garantirne l'accesso a tutti, ora e alle generazioni future. Oggi porteremo in aula una mozione con la quale esprimeremo degli indirizzi che impegnano il gestore del servizio idrico integrato del lato 2 e degli indirizzi che riguarderanno la prossima conferenza dei sindaci del lato 2, che è l'ambito territoriale ottimale che comprende la città di Roma e il Lazio centrale. C'è stata una polemica estremamente sterile da parte delle opposizioni riguardo il pagamento delle case dell'acqua. Uno dei punti della mozione che presenteremo oggi in aula concerne la possibilità di concordare con il gestore del servizio idrico integrato la possibilità di avere a pagamento le 20 case dell'acqua che abbiamo sul territorio capitolino. E così facendo potremmo scorporare dalle bollette dei cittadini di Roma e del Lazio centrale la quota che pagano surrettiziamente, che riguarda i costi di manutenzione, i costi idrici, i costi dell'elettrico, in modo tale da far pagare chi effettivamente utilizza questo servizio, perché non tutti i cittadini sanno che quest'acqua che viene percepita come acqua pubblica in realtà pubblica non è, perché lo pagano in bolletta. Quindi a noi non sembra giusto, per esempio, che un cittadino di Torbella Monaca possa pagare per la casa dell'acqua, magari del Colosseo, della quale magari non usufruirà mai. Per questo, in un altro dei punti della mozione, abbiamo inserito l'impegno a stralciare nella delibera numero 9 del 2014 la parte che riguarda l'investimento delle casette dell'acqua, in modo tale che i fondi che non sono stati ancora investiti per tale investimento possono essere presi e convogliati verso la manutenzione della rete idrica. Ora, per quanto riguarda i Nasoni, come sappiamo è in atto da oggi un piano straordinario della loro chiusura graduale. Ovviamente questa chiusura verrà fatta per permettere la manutenzione delle reti idriche, sarà una chiusura temporanea, quindi una volta che finirà questa emergenza si ripristinerà tutto e tutto tornerà alla normalità, e ovviamente sarà monitorato questo piano giorno per giorno proprio per vedere la risposta della struttura all'efficientamento che mano a mano verrà fatto. Attraverso questa mozione impegneremo la società Acea ad aprire capillarmente sul territorio ulteriori sportelli al pubblico al fine di far usufruire a tutti i cittadini il servizio nella maniera migliore possibile. Attraverso gli impegni di questa mozione Roma tornerà ad essere madre dei territori. Sarà garantito che parte degli utili del gestore saranno reinvestiti in infrastrutture sui territori. Sarà garantito attraverso la mozione che l'aumento tariffario non supererà il 3%. Sarà garantito che chi non ha la possibilità di poter pagare l'utenza potrà accedere in maniera più facile al fondo per la morosità incolpevole. L'acqua è la prima delle 5 stelle del nostro movimento e attraverso questa mozione istituiremo presso l'ATO un tavolo di studio di fattibilità per la ripubblicizzazione del ramo idrico del lato 2.